Nella parte occidentale della Germania si costituisce la Repubblica Federale, la capitale è Bonn. La risposta sovietica è scontata. Nella parte orientale prende vita la Repubblica Democratica Tedesca con capitale Pankow. Per merito del piano Marshall, l'economia dell'Europa occidentale comincia a mostrare segni di ripresa. Ma i problemi dell'Europa non sono solo economici. Il 3 settembre 1949, un aereo statunitense preleva un campione d'aria radioattiva nel Pacifico settentrionale. I militari non hanno dubbi, anche l'Unione Sovietica possiede la bomba atomica. La minaccia di imprevedibili mosse da parte dei sovietici crea un'atmosfera di dubbio, se non di paura vera e propria, paura di essere invasi dall'Armata Rossa. Come Truman aveva sostenuto un anno prima, soltanto un sistema di sicurezza generale avrebbe potuto disperdere questi timori. Dottrina Truman e piano Marshall sono i due pilastri politico ed economico con cui in meno di 2 anni gli americani costituiscono il blocco occidentale. Il terzo pilastro sarà il Patto Atlantico. L'alleanza del Patto Atlantico, firmata a Washington il 4 aprile 1949, ha 2 scopi principali: mantenere in vita e in efficienza una struttura militare adeguata per frenare un'eventuale aggressione e creare un clima di stabilità, sicurezza e fiducia grazie all'equilibrio delle forze mondiali. Sempre nell'aprile 1949 nasce la North Atlantic Treaty Organization, la NATO. Da questo momento in poi il contenimento assume un carattere sempre meno politico e sempre più militare. Obiettivo preminente diviene un riarmo intensivo. Si allestisce un arsenale di bombe atomiche e una potente aviazione strategica capace di intervenire ovunque e in qualsiasi momento. Truman trova in questo contesto l'occasione di verificare sul terreno la politica del contenimento